albicocche 6,5. Sempre più ampia e saporita la varietà di albicocche disponibili sul mercato. Con l'aumento delle temperature cresce anche il gusto. Carote 6,5. Più costanti gli arrivi delle carote anche dalla regione. Le zone di Chioggia, pur penalizzate dal meteo, stanno aumentando la produzione. Cetrioli 7. Sono freschissimi e di buona qualità e ora le temperature invitano al consumo. Portateli in tavola, sono di stagione. Ciliegie 6,5. In aumento gli arrivi delle ciliegie dal Veneto. La produzione è comunque in ritardo, ma verso una ripresa anche qualitativa. Melanzane 6,5. Arrivano principalmente dal sud Italia, con un'ampia scelta di modi per consumarle. Portatele in tavola per variare i 5 colori. Fagiolini 6,5. Le produzioni locali si confermano in netto ritardo. Sul mercato è presente anche prodotto estero. Fatevi indicare le provenienze. Melone 6. Sono arrivati i primi meloni dalle rinomate zone di Mantova, con qualità in deciso miglioramento. Un ottimo anticipo d'estate. Patate 7. Buoni arrivi di patate novelle da Puglia, Sicilia e Campania. Ottimo prodotto fresco da utilizzare per cotture al forno o in padella. Pesche e nettarine 6,5. Con l'aumento delle temperature cresce anche il numero delle zone di produzione che riescono a far maturare le pesche da consumare. Pomodori 6,5. Primi arrivi per i pomodori veneti che insieme ai laziali e agli ultimi siciliani compongono un panorama completo per varietà e gusti. Insalate 7. Ampia scelta varietale sia per le insalatine da taglio che per le adulte a cespo, nonostante lo strano andamento stagionale. Zucchine 6,5. Sono arrivate le prime zucchine locali con minor presenza rispetto alla normale stagionalità, ma buona qualità da acquistare. Vuoi per moda o per bisogno di colorare questa strana primavera, capita sempre più sovente di imbattersi dal fruttivendolo in confezioni che sembrano contenere piccoli rubini dal colore rosso acceso. Sono le bacche di goji, non a caso ribattezzate diamanti del benessere, non solo per la forma che evoca la pregiata pietra, ma per la miniera di preziosissimi principi nutritivi che contengono in pochissimi grammi di parte edibile. Con un sapore oltremodo gradevole, ricordano all'olfatto l'uvetta, mentre in bocca sprigionano note di mirtillo e vaniglia. Si tratta di bacche molto delicate e pregiate, originarie dell'Himalaya. Queste minuscole bacche contengono infatti più beta-carotene delle carote, più ferro degli spinaci, più proteine dei cereali e talmente tante sostanze antiossidanti da fare del goji l'alimento commestibile con la maggior concentrazione di esse. Dalla remota Cina arrivano per lo più essiccate, in barattoli o sacchetti. In commercio è sempre più possibile trovare però anche preparati a base di bacche di goji, come succhi, confetture e tisane. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.